e ti sto aspettando. Bella a tutti compagni e bentornati con un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete potuto leggere anche dal titolo, voglio parlarvi di Ghost Recon Breakpoint, nuovo titolo dell'omonima saga Ghost Recon, targata Ubisoft, sequel diretto di Ghost Recon Wildlands, uscito agli inizi del 2017 e che io personalmente ho adorato, sia sotto l'aspetto narrativo, sia sotto l'aspetto del gameplay, ma soprattutto per tutte le meccaniche che aveva introdotto, andando quasi a rivoluzionare completamente la saga di Ghost Recon. Dall'uscita di Wildlands, i propositi per un bel sequel ce n'erano davvero tanti. Difatti, quando andarono a presentare Breakpoint, io personalmente ero felicissimo e già non vedevo l'ora di metterci mano a questo titolo. E grazie alla beta che abbiamo potuto provare settimana scorsa, ho potuto testare finalmente questo nuovo titolo di Ghost Recon. E il risultato, mi spiace anche dirlo, è stato deludente. Metto subito le mani avanti, lo so, si trattava comunque di una beta, dunque nel titolo finale molte cose di cui vi parlerò potrebbero essere state messe a posto, ma comunque, avendo provato io tantissime beta, vi posso assicurare che raramente cambiano letteralmente un gioco dalla beta alla sua uscita, perché i problemi che io personalmente ho riscontrato su Ghost Recon Breakpoint non sono tipo problemi di lag o problemi sulla difficoltà del titolo e così via, sono proprio dei problemi alla base del titolo. E ho deciso di parlare in un video perché io stesso sono un appassionato di Ghost Recon, li ho giocati pressoché tutti, da Jungle Storm ad Advanced Warfighter e così via, e vorrei sapere se tra di voi c'è qualcuno che ha giocato a Wildlands e vorrebbe comprare in questo futuro Breakpoint, così anche da poter creare una discussione qui sotto nei commenti per discutere di questo titolo, perché come idea, per quanto mi riguarda, hanno fatto un passo avanti e due indietro rispetto a Wildlands, perché mi va bene il sistema di looting che oramai sta incorporando la Ubisoft in qualsiasi videogioco, ovvero un sistema di looting alla The Division o alla Destiny, dove uccidendo nemici o aprendo bauli potrete trovare dell'equipaggiamento che potrà essere migliore o peggiore di quello che già starete indossando e che andrà a influenzare, diciamo, il vostro livello di potenza. Personalmente questa cosa la posso anche accettare, perché comunque offre quella leggerissima longevità in più per raggiungere il livello massimo. Però stiamo comunque parlando di Ghost Recon, un gioco di tattica e di spionaggio, cosa che in questo titolo, queste due meccaniche, diventano quasi inutili in certe occasioni, cosa che, ok, succedeva anche in Wildlands, ma molto di meno, perché quando giocavi la campagna comunque avevi tre bot che ti seguivano e che ti aiutavano a gestire le situazioni stealth. Tu in Breakpoint sei da solo, a meno che non trovi altre persone con cui giocare. Il problema è, arriviamo sempre al solito punto di ogni videogioco online: la community. Io sinceramente ho provato a giocare con parecchie persone durante questa beta, e tralasciando il fatto del matchmaking fatto un po' col culo, dove io a livello potenza 15 beccavo gente già a livello 40 e loro giustamente giocavano nelle zone a livello 40, io prendevo letteralmente solo badilate in faccia con un solo colpo. Ma tralasciando questo piccolo dettaglio, che come ho detto può essere risolto già nel gioco base, giocare da soli risulta molto più difficile rispetto a Wildlands, ma giocare in compagnia a volte risulta peggio, perché molte volte ti capitano delle persone che fanno il rambo della situazione, attirando l'attenzione di tutti i nemici dell'area, morendo dopo neanche 5 secondi, lasciandoti da solo contro 1000 nemici che ti hanno sgamato. E questa cosa giustamente la fanno una volta, la fanno due volte, la fanno tre volte, alla quarta giustamente inizia ad innervosirti. Dunque una cosa che ribadisco personalmente, a me non mi è piaciuta, è proprio la gestione del single player, perché Ghost Recon mi è sempre piaciuto giocarlo in single player, mettendomici dietro a studiarmi le tattiche, come muovermi, come agire e così via. In questo Breakpoint non mi sento a mio agio giocare in stealth, ma proprio in generale non mi ci trovo a giocare a questo Breakpoint, perché mi sembra più di avere in mano The Division 3. Sia ben chiaro, non sto dicendo che il titolo sia brutto, perché sicuramente a qualcuno sarà piaciuto. Magari sono io che pretendo troppo, ma per come la vedo io, molti sviluppatori stanno piano piano eliminando l'anima del proprio videogioco. E sia ben chiaro, non sto dicendo che sia sbagliato rivoluzionare un titolo, perché ad esempio il nuovo stile di Assassin's Creed io lo adoro, ma cambiare certe saghe come Ghost Recon o lo stesso ad esempio Wolfenstein, trasformandoli in una sorta di GDR dove devi salire di livello di potenza per fare certe aree, io personalmente non riesco ad accettarlo. In tutto questo comunque Breakpoint rimane un titolo valido. Io stesso ho trovato alcune nuove meccaniche davvero bellissime, come ad esempio il nuovo sistema di mimetizzazione, ovvero che distendendoti per terra ti sporchi con del fango e ti mimetizzi con l'ambiente per non farti scoprire dai nemici. Meccanica davvero bellissima come idea, peccato che si usa quasi solamente quando passano elicotteri o droni sopra la tua testa, perché a livello di gameplay vero e proprio ti basta nasconderti dietro un angolo per uscire dal campo visivo
aggressivo dei nemici, oppure il nuovo sistema della salute, dove praticamente avremo delle barre di salute che ogni tanto diventeranno rosse. Questo significa che vi sarete infortunati, e questa cosa potrà capitare se vi sparano, se cadrete da un'altezza troppo alta, o più semplicemente con degli esplosivi. E questa meccanica appunto mi piace perché ti obbliga a muoverti in modo sensato e non correre in mezzo a una prateria sparando di qua e di là, perché nel caso vieni ferito devi nasconderti in un luogo in cui i nemici non possono arrivare subito, e se voi siete esposti al fuoco nemico, il tempo che voi vi curiate sarete già morti. Un'altra cosa che a me personalmente non è piaciuto è il quartier generale. Wildlands, a differenza di Breakpoint, era come si può dire un cavallo libero, potevi fare quello che volevi, quando volevi e come lo volevi. Breakpoint è letteralmente diventato The Division slash Destiny, ovvero dove devi continuamente fare avanti e indietro al quartier generale per migliorare l'equipaggiamento e attivare nuove missioni, oltre al fatto che oramai come qualsiasi gioco online, in questo quartier generale troviamo, diciamo, il capo della baracca che vi dà le missioni principali, il negozio dove potrete acquistare nuove armi, nuovo equipaggiamento, nuove personalizzazioni per le armi e per il personaggio, comprese anche le skin delle armi, e soprattutto comprare le vostre auto, perché sì, questo Breakpoint avrà una valuta e con questa valuta potrete comprare nuovi equipaggiamenti. Poi troviamo il bivacco dove potrete preparare l'equipaggiamento per la prossima missione, oppure craftare dell'equipaggiamento o bere degli intrugli che vi aumenteranno delle statistiche per un determinato lasso di tempo. Ed infine troviamo l'NPC della Ghost War, ovvero la modalità PvP, che indovinate un po', voi ci parlate e scoprite che la modalità Ghost War ancora non è stata inserita. Ma che burlona Ubisoft! Per non parlare della mappa, la mappa in questo titolo è letteralmente un enigma, perché per trovare una missione, anziché selezionarla e andare al punto prestabilito, dovrete risolvere letteralmente un enigma per scoprire la posizione di dove dovrete andare. E questa cosa, per quanto può sembrare carina o comunque diversa dal normale, dopo un paio di ore di gioco vi porta alla noia totale. Neanche a dire che, diciamo, lo fanno apposta per farci esplorare la mappa, perché anche in quel senso secondo me hanno fatto due passi indietro. Su Wildlands la mappa era viva, nel senso c'erano dei civili, c'erano degli NPC che, diciamo, si facevano gli affari propri. Su Breakpoint l'isola in cui ci troviamo è praticamente deserta, e anche questa cosa a me personalmente è dispiaciuto, perché in Wildlands era davvero bello vedere le città con i civili in giro per strada, dove appunto dovevi stare anche attento a non sparargli. Ah, prima che me ne dimentico, in questo Breakpoint ci sono anche dei mini boss da sconfiggere. In giro per la mappa troverete queste sorte di carri armati, e sono davvero tosti perché fanno molto male e hanno tanta vita, che dovrete sconfiggere e loro vi dropperanno dell'equipaggiamento. Cioè, ragazzi, letteralmente vi ricorda qualcosa, vagamente. Ci sono comunque delle cose che a me ancora adesso piacciono di questo titolo. Tra tutte, proprio la trama, dove si vede questo tizio chiamato Walker, interpretato da John Bertal, l'attore che ha fatto la serie TV di The Punisher, il tizio che non mi ricordo il nome di The Walking Dead e così via. Che in poche parole lui è un ex ghost che ha tradito la sua organizzazione per crearne una propria e cercare di monopolizzare la guerra. Una storia di inganni dove i ghost sono alla deriva e devono combattere contro quelli che poco tempo fa chiamavano compagni. E dai trailer la cosa che più mi ha affascinato è che il personaggio di Walker è davvero molto carismatico, e te lo fanno quasi apprezzare come personaggio, fino a farti pensare che quasi stia facendo la cosa giusta. Dunque, per quanto riguarda la trama, personalmente parlando, penso che abbiano fatto un salto qualitativo enorme. E un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto di questo capitolo è stata la giocabilità, diciamo. Perché comunque, giocandolo in compagnia di alcuni iscritti, come avete potuto vedere anche dalle clip che vi ho messo in sottofondo del video, ci si riesce a divertire anche sorvolando sugli errori del gioco. Ma comunque, giocandoci, ti rimane un po' l'amaro in bocca. Insomma, questo Ghost Recon Breakpoint, io personalmente non lo reputo neanche un Ghost Recon. E questa cosa mi dispiace davvero tanto, perché io ero davvero gasatissimo quando l'hanno presentato questo capitolo, e sono rimasto davvero tanto, tanto, ma tanto deluso. Ribadisco il fatto, posso accettare tutte le nuove meccaniche di gioco, ma quando io vado a giocarci devo sentirlo che sto giocando a un Ghost Recon, non che mi sembra di giocare a Destiny o a The Division, dove devo sconfiggere boss e trovare equipaggiamento migliore per poter affrontare determinate missioni e aree. Letteralmente settimana scorsa il mio hype per quanto riguarda Ghost Recon Breakpoint era alle stelle. Dopo aver provato la beta e aver sentito diverse opinioni anche dai miei stessi iscritti, l'hype per questo nuovo capitolo è sceso davvero tantissimo, a tal punto che penso che prenderò prima Call of Duty Modern Warfare che Breakpoint. Lo dico davvero con tutta sincerità. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di Ghost Recon Breakpoint, se vi sta piacendo o meno. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy. We'll be right back.